Per un intervento alla spalla è sempre necessario portare il tutore. A seconda del tipo di intervento, che per appunto la riparazione della cuffia dei rotatori o per una instabilità di spalla, il tutore va indossato per un periodo che varia da 2 settimane a 3 settimane, a volte anche 4 quando gli interventi sono molto indaginosi per delle lesioni molto gravi. Subito dopo questo periodo, in cui all'inizio il paziente può togliere il tutore per scrivere a mano, a macchina, fare piccoli movimenti come la flessa estensione dell'avambraccio, come aprire e chiudere la mano, magari stringendo una pallettina di gomma piuma, interverrà il fisioterapista che comincerà la fase riabilitativa, muovendo il braccio e recuperando appunto il movimento della spalla nei vari piani dello spazio. Prima passivamente, il movimento passivo è quello che va recuperato prima. E fino a quando, almeno aver aspettato 6 settimane, in modo che i tendini della cuffia dei rotatori si saranno attaccati proprio lì sull'osso dove l'abbiamo attaccato durante l'intervento, non verrà fatta assolutamente riabilitazione attiva, cioè muscolare, cioè utilizzando magari degli elastici o dei pesi che verranno utilizzati per l'appunto dopo 6 settimane.